Ciao, ben ritrovati. Allora, andiamo a vedere cosa accadrà domani. Andiamo a vedere quali energie ci sono nella giornata di domani, se per esempio qualcuno magari attende delle risposte, attende, ci sia qualcosa in particolare che uno deve fare. Andiamo a vedere. Allora, tre biglie, tre varianti. La prima variante è la biglia blu trasparente. La seconda variante è la biglia gialla trasparente. La terza variante invece è la biglia blu piena. Quindi la prima è blu trasparente, la terza è blu pieno, ok? Non trasparente, insomma, poi si vede, insomma. Mi raccomando, scegliete a istinto. E non pensateci, scegliete in maniera molto intuitiva. La terza variante si è mossa, la biglia blu piena si è mossa. Allora, partiamo con la prima variante. Prima variante. Allora, andiamo a vedere un po' le energie di domani. Vediamo, prendiamo un oracolo risponde. Rigenerazione, beh, bellissima questa energia, un'energia molto positiva, un'energia proprio di rigenerazione, quindi è possibile che tu domani ti senti innanzitutto particolarmente bene da un punto di vista psicofisico, e poi adesso andiamo a vedere coi tarocchi, può anche essere che ci sia un qualcosa che proprio ti dà come posso dire, una spinta ad una rigenerazione. Cioè, guarda questo ramo che esce da una roccia, quindi è come che tu stia proprio cambiando pelle, mi viene da dire. Però andiamo a vedere nella giornata, perché noi vediamo appunto nell'arco di 24 ore, vediamo che cosa viene fuori. Allora, abbiamo il diavolo. Il mago, e sono già due arcani maggiori, ragazzi. E il re di bastoni. Allora, bellissime carte, prima variante. Aspettate che socchiudo la finestra, arrivo subito. Eccomi qui. Allora, prima variante, sono carte bellissime, perché questo diavolo vicino al mago mi sta a significare, qui il diavolo in veste molto positiva, mi sta a significare che veramente tu domani potresti sentire avere un motivo forte per iniziare qualcosa di nuovo. È ovvio che non succede tutto domani, però nella giornata di domani con questo re di bastoni potrebbe esserci, magari anche questo re di bastoni potrebbe darti proprio questo motivo forte di rigenerarti, di sentirti rigenerato o rigenerata. Naturalmente può essere un qualsiasi, come posso dire, può valere per qualsiasi ambito. Qui sicuramente c'è un re di bastoni, quindi c'è una figura complice di questa rigenerazione, secondo me, complice di questo sentirti veramente pronto, pronta, in maniera molto, come posso dire, forte anche con questo diavolo, a iniziare qualcosa di nuovo. Quindi mi raccomando, io dico sempre io guardo le giornate, diciamo le energie delle prossime 24 ore, però ecco, ci sono anche 36, non, insomma, ci può stare, assolutamente. Comunque, sono energie comunque già in manifestazione,
Quindi qui ci sono delle energie di grande rigenerazione, in effetti, con questo mago e soprattutto con un diavolo vicino a un mago che va a rafforzare in maniera positiva questo nuovo inizio, che ripeto è probabilmente la, come posso dire, la conseguenza di questo incontro, di questo contatto con questa, con quest'ora di bastoni. Quindi insomma è interessante qui come energie, bellissime, soprattutto bellissime, ma anche interessante. Fatemi sapere, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci qui, seconda variante, la biglia gialla trasparente. Andiamo a vedere anche per te, per tutti coloro che hanno scelto quindi la biglia gialla trasparente, quali sono le energie di domani, cioè nel momento in cui ovviamente aprite il video, le energie delle prossime 24 ore. Benedetti, wow, che meraviglia! Ragazzi, qui c'è proprio una sorta di benedizione. Mi raccomando, io cerco di incanalare le energie nelle 24 ore, ma se sono anche un po' di più. Però comunque quello che ribadisco sempre quando faccio questo tipo di interattivo, che è un po' particolare, se è quello che diciamo viene fuori con le carte non si dovesse manifestare domani, non vuol dire che non ci siano già le energie in movimento, ok? Quindi noi guardiamo le energie, poi se proprio nella giornata di domani le energie di domani coincidono anche con gli accadimenti, ben venga, ok? Comunque, in seconda variante, qui c'è una sorta di benedizione e di protezione anche dall'alto, mi viene da dire. Per cosa? Andiamo a vedere con i tarocchi. Cavaliere di bastoni, 5 di spade e il giudizio. Ma dunque, ragazzi, mi viene da dire qui, rimango molto, cioè cerco di rimanere più nel vago, nel senso, per abbracciare più, visto che è un interattivo, più chiavi di lettura. Allora, io qui vedo sinceramente abbastanza chiaro, abbastanza specifico come messaggio. Alcuni di voi potrebbero risentire una persona che si era allontanata. Può essere qualsiasi tipo di rapporto, intendiamoci. Mi viene da dire qui che per alcuni di voi ci sono comunicazioni di questo tipo. Una persona che non sentite da tempo proprio si fa risentire. E potrebbe essere, visto l'energia dell'oracolo che parla di benedizione, che venga in un momento, che arrivi, che si faccia sentire in un momento, come posso dire, nel momento giusto, come se ci fosse veramente una sincronicità. Quindi c'è una, qui è abbastanza specifico, devo dire, qui c'è per molti la seconda variante, nell'arco di 24 ore se non di più, insomma un po' di più, comunque c'è, risentirete una persona che con cui c'era stata della distanza, insomma si era allontanata, insomma, o una persona distante da voi. Comunque la risentirete e mi viene da dire appunto con questa carta, Benedetti, che è un po' una, come se dall'alto ve la facessero arrivare, come se questa persona veramente arrivasse per un motivo, si facesse risentire per un motivo
valido per voi, giusto per voi. Ecco, qui io sento questa cosa più che altro. Quindi particolare come energia, e fatemi sapere. Vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Terza variante, la biglia blu, tutta blu, blu piena. Allora, andiamo a vedere anche per voi che avete scelto questa biglia. Che energie ci sono nelle prossime 24 ore dal momento in cui aprite il video? Perché? Interessantissima questa energia. Perché? Domani probabilmente vi chiederete il perché di qualcosa, se non ve lo state già chiedendo, eh? Qui c'è un perché, c'è una domanda aperta. Ricordatevi che le domande aperte, non tanto perché questa è una domanda un po' particolare, anzi il perché a volte bisognerebbe non chiederselo neanche, però qui c'è un perché. E se c'è un perché, vuol dire che un motivo ci sarà. Andiamo a vedere i tarocchi. Gli amanti. Arcani maggiori, ammazza, la giustizia e il cavaliere di coppe. Allora, terza variante. Dunque, un messaggio che mi arriva è che nelle prossime 24 ore c'è una sorta di come se sentiste l'esigenza, con questa giustizia in mezzo, di rimettere un equilibrio in una situazione. Con una persona in particolare. Come se per alcuni, con la giustizia e gli amanti, ci fosse l'esigenza di fare una scelta di cuore, ma non di cuore nel senso per forza sentimentale, una scelta dettata dal cuore. Questa è una prima chiave di lettura. Una seconda chiave di lettura potrebbe essere che nella giornata di domani, quindi nelle prossime 24 ore più o meno, è il contrario, cioè per alcuni potrebbe essere che siete voi che sentite l'esigenza di fare una scelta di cuore e di mettere in equilibrio una situazione con una persona, per altri potrebbe essere che una persona, cioè questo cavaliere di coppe, arrivi per ricreare un equilibrio in una situazione. Questo perché ovviamente è una domanda che apre tanti scenari. In questo caso potrebbe essere un perché che anticipa quello che poi accade, cioè come se prima appunto di queste energie che vanno a riequilibrare una situazione con una persona, voi vi chiedeste appunto perché magari è successo questo. Ricordatevi sempre che quello che succede, soprattutto quando ci relazioniamo con gli altri,
soprattutto le reazioni che abbiamo quando ci relazioniamo con gli altri sono lo specchio di quello di come ci sentiamo dentro. Parlo di reazioni, eh? E a volte anche quello che vediamo nell'altro, le percezioni che abbiamo dell'altro o di una situazione, a volte sono le percezioni che viviamo dentro di noi. Quindi questo perché veramente può significare tante cose, che in un interattivo è difficile da includere in uno o due, come posso dire, visioni, no? Sicuramente voi della terza variante vi state chiedendo il perché di una determinata dinamica o il perché di una determinata situazione o il perché magari, per dire, negli affetti o in amore non va mai bene, ci sono sempre dei rapporti disfunzionali, dei rapporti che non vanno bene. Insomma, vi state chiedendo il perché di qualcosa che riguarda il cuore, che riguarda comunque qualcosa a cui tenete molto. Però ecco, le energie delle prossime 24 ore o un po' di più, insomma, sono energie di un ritorno di equilibrio. Di un ritorno di equilibrio che può essere dettato anche da scelte forti. Per gli amanti, appunto, è una carta di scelte importanti. Quindi alcuni della terza variante potrebbero essere chiamati per tornare ad un equilibrio e a riallinearsi al cuore a fare delle scelte e quindi a dare una risposta a questo perché. Sono energie molto intense per sole 24 ore, quindi cercate di... però ci sono, ci sono, nell'aria ci sono, quindi fatemi sapere, terza variante, fammi sapere perché è veramente particolare questa lettura. Intensa più che altro, molto intensa. Bene, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!